Ed eccoci, benvenuti in questo nuovo video. Siamo qui per andare un po' a parlare di notizie extra. Oggi tante ufficialità come al solito, ma partirei da un'intervista ad un calciatore giovane che è andato a giocare in MLS o comunque negli USA, negli Stati Uniti. Parliamo di Lorenzo Boselli, attaccante che attualmente, se non sbaglio, milita nel Syracuse, formazione quindi di USL, quindi la seconda divisione americana, ora ve lo confermo anche, però parliamo di un giocatore che ha vissuto sia l'Italia che anche il calcio lì in America, per cui le sue dichiarazioni secondo me sono interessanti per comprendere diverse cose. Comunque sì, il Syracuse milita in... dove milita? Non lo sappiamo, aspettate un attimo che arrivo. Syracuse, ah, tra l'altro a New York addirittura, Syracuse Football, ma è una mezza, cioè un'università mi sembra. Comunque, a parte tutto, era interessante perché leggendo ci sono diverse dichiarazioni interessanti secondo me, quindi partiamo subito senza perderci in chiacchiere. Che cosa ti ha portato a lui, calciatore ovviamente, il voler trasferirsi all'estero, oltreoceano? È molto complicato in Italia, ma anche in Europa, far combaciare lo studio con il calcio. Ero arrivato ad un bivio: andare avanti con la scuola o continuare con il calcio. Proprio in quel momento un'agenzia che si chiama College Life Italia mi aveva mandato un messaggio su Instagram che non avevo calcolato all'inizio, ma ho letto solo 3-4 giorni dopo. Mi ha incuriosito e sono riuscito a partire. È nato tutto questo, tutto perché qui si riesce a far combaciare lo studio con la scuola molto meglio rispetto all'Italia. Quindi già a lui sulla sua pelle è denotato una enorme differenza da noi, e che è uno dei tanti motivi per cui spesso diversi ragazzi, magari anche al sud, che comunque vogliono giocare a calcio non a livelli alti, ma tra promozione, prima categoria, che comunque non sono livelli altissimi, non sono neanche così bassi, tanti lasciano le rispettive squadre, i rispettivi paesi per andare magari al nord, in altri stati, all'estero, per poter studiare, perché è difficile riuscire a far combaciare le due cose. Ed è uno dei problemi che porta tanti ragazzi spesso a non proseguire quindi con il mondo del calcio a livelli, ripeto, non professionistici, mi riferisco a livelli, diciamo, dilettantistici. Qual è quindi l'impatto che ha avuto col mondo, che ovviamente è molto diverso rispetto al nostro? Il calcio è molto diverso, più intenso, fisico, magari con qualche contropiede in più, però è meglio di quello che si crede da fuori. Qui in NCAA, che è la lega più alta per i college, non è un livello basso per nulla. Ci sono giocatori forti che possono fare i professionisti. Una volta che sei dentro, realizzi questo. È molto più facile arrivare dall'Europa e adattarsi qui che viceversa, perché comunque sai giocare a calcio, lo sai fare anche qui. Mentre se fai l'opposto è più difficile fare il salto e adattarsi al calcio europeo. Quindi per me non è stato troppo complicato fare questo percorso. Ed è la verità, perché se parti da lì e vieni in Europa, dove il calcio è molto più intenso, i ritmi sono molto più alti, per adattarsi serve tempo. Il contrario invece, dove qui ti abitui a giocare ad alti ritmi, poi vai lì dove i ritmi sono bassi, ovviamente lì fai la differenza. Comunque, quando sono arrivato qui a Syracuse, ho notato il salto dalla mia precedente avventura in America. Molto della mia crescita la devo al mio attuale allenatore, e vabbè. Ma come sta crescendo il calcio in America? Negli Stati Uniti, perché poi è un po' improprio dire America. Il calcio è diverso, ma è molto meglio. Sta crescendo. Il fatto che tanti grandi giocatori come Chiellini, Bale, prima ancora Pirlo, Higuain, Kakà, Ibra, adesso ce ne sono tanti che vengono qui a fare il college. Tanti giocatori europei si stanno sviluppando qui negli Stati Uniti, o facciano un'intervista come quella che sto facendo con te, vuol dire avere visibilità e rende visibile l'ambiente College America, e magari così tante persone si informeranno e faranno il college anche loro. Oltre a tutte le strutture che sono da Serie A, c'è tutto per tutti gli sport, campi da calcio incredibili, tenuti in maniera perfetta, una bella pubblicità, venire dall'Italia a vedere come si sta, ed è una bella pubblicità venire dall'Italia qui e vedere come si sta. Se poi il tutto lo rapportiamo alle strutture che ci sono in Italia, anche dove ho giocato, qui sono molto più organizzati, vabbè. Sotto quell'aspetto
diciamo che abbastanza così lo sappiamo che lì da loro, per quanto lo sport primario non sia il calcio, le strutture siano a livelli astronomici rispetto ai nostri, dove lo sport primario è il calcio, e questo vi fa anche riflettere. Quindi interessante ciò che dice questo ragazzo, proprio perché ci fa un po' comprendere come, diciamo, ecco, il movimento americano sia in grande crescita, e potrebbe anche esserlo per tanti altri movimenti, quello sudamericano, ma è in crescita proprio perché sono arrivati giocatori dei brand veri e propri in quel campionato, che hanno aumentato la visibilità, la notorietà e la voglia di anche investimenti nel mercato del calcio. Quindi sicuramente tanto si deve di certo all'arrivo di grandi campioni che hanno svernato in America. Poi fa tanto anche la cultura, perché ci sono tanti grandi campioni che hanno svernato in Cina, ma la Cina non sta crescendo a livello calcistico perché la loro mentalità è una mentalità chiusa a livello culturale. Vedremo se sarà lo stesso anche in Arabia, dove sembra che gli stiano più aprendo, per quanto anche loro abbiano una cultura abbastanza chiusa, per cui devono esserci anche il terreno fertile per poter crescere. Cioè, dipende molto la crescita di un settore come il calcio, come qualsiasi altro sport, dipende dal terreno fertile a livello culturale e sociale di un paese, ovviamente. Comunque, detto questo, torniamo un po' a noi e parliamo di notizie ufficiali, perché il Trento continua l'opera di rinnovamento, come dico quasi sempre, perché tantissimi sono andati via e diversi stanno arrivando. L'ultimo di giornata, se vogliamo, è Petrovic. Parliamo in questo caso di un attaccante, calciatore che negli ultimi anni ha giocato con discreta continuità in categorie, in Serie C in particolare. Arriva dal Pordenone con la formula del prestito secco, quindi fino al termine della stagione, quindi così diciamo, lascerà le sue prestazioni proprio al progetto Trento, che avrà sicuramente l'obiettivo in questi ultimi mesi di stagione di centrare una salvezza che non sembra essere così facile, in quanto la squadra è un po' in difficoltà, ma l'opera di rinnovazione sul mercato credo possa essere molto ma molto utile, perché sono arrivati giocatori importanti. Se ne sono andati quelli che non hanno molto convinto, quindi sulla carta potrebbe centrare tranquillamente questo Trento la salvezza. Arriva un giocatore come Petrovic, classe 99, giovane, che potrebbe inserirsi bene in squadra, ma il discorso vale anche per la Turris di Fontana, che ha riabbracciato un certo Franco per il centrocampo e non solo, ma per il reparto offensivo annuncia l'arrivo direttamente dal Taranto di Guida, attaccante esterno, classe 1998, che arriva dal club di Mister Capuano in prestito secco, giocatore che finora ha giocato ma con discreta continuità, abbraccia il progetto Turris, dove sulle fasce ci sono mostri sacri come Giannone e Leonetti, però chissà che non possa trovare il suo spazio e dare un contributo importante alla causa del club corallino. Sarabia è un nuovo calciatore del Wolverhampton, lascia così Parigi e il PSG, centrocampista classe 1900, l'ho perso, 1990, ma me lo sono perso, qui dove scrivo tutto mi sono perso il buon Sarabia, classe 92, giocatore che può giocare sia come mezzala, come trequartista, come esterno, un calciatore molto duttile in realtà. Non è più un fulmine di guerra come qualche anno fa, ai tempi del Siviglia e anche nei primi tempi a Parigi, però è un classe 92, ha ancora tutte le carte in regola per poter mettersi in luce in Premier League, un campionato di livello, in una squadra come il Wolverhampton in lotta per la salvezza. Pagato pochissimo, 5 milioni di euro, il PSG ai tempi, se non sbaglio, lo pagò sui 30-40 sicuro, lo rivende a 5 milioni, è vero dopo diversi anni, ma ha firmato con il club di Lopetegui un triennale, giocatore che
Lopetegui conosce anche abbastanza bene perché potrebbe averlo allenato anche ai tempi della nazionale spagnola. Comunque lui è spagnolo, quindi lo conosce sicuramente bene ed è un rinforzo sicuramente importante a livello tecnico, perché è un giocatore comunque molto tecnico che può alzare quindi il livello della rosa del Wolverhampton. Andando avanti, Gilbert riparte dallo Strasburgo, terzino classe 94 che lascia l'Aston Villa. Non è il primo perché l'Aston Villa ha ceduto anche è arrivato Alex Moreno, ma per le fasce proprio cede anche un certo Gilbert che è un classe 94 ma che finora in Premier non ha trovato molto spazio in realtà e ha firmato un contratto quadriennale, quindi a lungo termine con lo Strasburgo, squadra è un po' un'eterna incompiuta. Ogni anno si pensa che lo Strasburgo possa arrivare in Europa, poi non ce la fa mai. È un po' un Bologna, un Torino qualunque, che ogni anno dici quest'anno può essere l'anno buono per l'Europa, però alla fine arriva sempre decimo, dodicesimo, quattordicesimo. Ecco, lo Strasburgo è un po' quel destino lì. Però arriva un rinforzo per le fasce sicuramente valido. Nel frattempo, due cessioni annunciate dal Lecce di Mister Baroni, giocatori ormai ai margini del progetto. Vabbè, Setién ha iniziato la stagione a Verona, non ha mai trovato spazio e va in Turchia e segue Montella all'Adana Demirspor. Parliamo in questo caso di un classe 97 che lascia Lecce e la Puglia in prestito secco, giocatore che non aveva mai trovato spazio in prima squadra, anche perché la coppia Baschirotto-Umtiti si sta rivelando un'ottima coppia difensiva e quindi va in Turchia. Tra l'altro, se non sbaglio, lui è proprio turco di nazionalità, mentre Bistrovic invece va e si accorda con il Fortuna Sittard, centrocampista classe 98 che aveva inizialmente iniziato la stagione, se non sbaglio, al CSKA Mosca, ora non ricordo, ma Bistrovic ha giocato a Mosca in questa prima parte di stagione, senza però sì, il CSKA di Mosca, dove però non ha trovato molto spazio, non è riuscito a mettersi in mostra, quindi torna diciamo alla base Lecce, che lo gira in Eredivisie, in particolare al Sittard, squadra in lotta per non retrocedere e chissà che non possa qui inserirsi in squadra, dare il contributo che il club richiede. Ma altro giocatore che lascia il nostro campionato è Askasibar, centrocampista classe 97, che ritorna in patria alle Estudiantes, stagione che sta per iniziare, anzi in realtà è già iniziata in Argentina, non con il campionato, perché ora ci sono i tornei prima, però il campionato inizierà tra poco, giocatore di qualità, che però in Serie A non è riuscito mai a, diciamo, imporsi, e quindi diciamo che è tutto sommato un'operazione, comprensibile. Giocatore che arrivò, ai tempi dall'Hertha Berlino, ai tempi, 6 mesi fa, con grandi aspettative, alla fine con Alvini non ha mai trovato spazio, come dicevo, quindi torna alla madrepatria, quindi in Germania, che a sua volta lo rigira alle Estudiantes, tra l'altro in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro. Quindi al termine della stagione potrebbe eventualmente le Estudiantes anche volerlo riscattare. Rierson è un nuovo calciatore del Dortmund, rinforzo per il reparto offensivo, un Dortmund che sta smaltendo la grana Moukoko, che dovrebbe rinnovare, è tornato a pieni ranghi Allé, quindi per il reparto offensivo si sta diciamo mettendo a posto. Modest però sembra essere ormai prossimo all'addio a fine anno, era arrivato la scorsa stagione come rimpiazzo di Allé, il contratto però scadrà nel 2023 e molto probabilmente non rinnoverà. Nel frattempo arriva per il reparto terzini, nell'ottica di rimpiazzare un infortunato Meunier, Rierson. Parliamo di un giovane, un classe 97, calciatore che firma un contratto quinquennale, o meglio, un contratto quadriennale, arriva dall'Union Berlino per 5 milioni di euro. Quindi la Bund già la conosce, giocatore valido che
dovrà rimpiazzare, ripeto, un menu che si è spaccato e quindi serviva un terzino di livello per poter proseguire la stagione ad alti livelli. Ma andando avanti, rimaniamo all'estero perché Tsiankov riparte dal Girona. Operazione molto intrigante, un Girona che davanti ha già una bella squadretta tra Castellanos su tutti, se non sbaglio gioca ancora Stuani, comunque diversi giocatori, vabbè, Yangel Herrera che resta un giocatore molto, molto tecnico, molto valido, arriva un giocatore molto forte perché Tsiankov ha la classe 97, aveva attirato l'interesse anche di diversi altri club, parliamo di un giocatore un ottimo esterno, tecnico, che sa segnare, sa fare assist. È vero, c'è da vederlo all'opera in un top campionato europeo e potrà quindi, sfruttando questa operazione del Girona, potrà mettersi in mostra proprio in Liga. Arriva per 5 milioni di euro, una cifra tutto sommato coerente con il valore del giocatore, e ha firmato un contratto fino al 2027. Ma andando invece in Spagna, sono due i colpi siglati dal Nantes. Nantes che ha annunciato in entrata l'arrivo di Mollet per il reparto tre quarti, per il reparto offensivo più in generale. Parliamo di un classe 91, calciatore che arriva a titolo definitivo per 1,5 milioni di euro direttamente allo Schalke e ha firmato un contratto triennale. Parliamo di un giocatore di grande esperienza che non ha entusiasmato la parentesi Schalke, ma è un ex Montpellier tra le altre, e parliamo di un giocatore che in Liga ha sempre fatto abbastanza bene. Ora torna in patria per conseguire l'obiettivo con il Nantes, tra l'altro un Nantes che voglio vedere se è andato avanti, o meglio, io penso che sia andato avanti in Europa, perché Nantes, che era in Europa League, avendo l'anno scorso vinto la Coupe de France, nonostante sia arrivato tipo 14esimo lo scorso anno, però aveva vinto la Coupe de France e quindi si era qualificato all'Europa League. Non mi ricordo se è andato avanti in Europa, adesso ve lo dico. Ma è vero, il Nantes affronterà la Juve per le preliminari dell'Europa League, non mi ricordavo sta cosa. Nantes che sarà il prossimo avversario della Juve in Europa League, quindi si rinforza anche in quell'ottica per dare fastidio alla Juve, vedremo. Sarà veramente uno scontro interessante, ma arriva tra l'altro per il reparto terzini un giovane che risponde al nome di Adjam, terzino classe 2003, calciatore che arriva dal Paris FC, quindi dalla Ligue 2, per 300.000 euro. Ha firmato un quinquennale fino al 2027, giocatore seguito anche dalla Salernitana, parliamo di un under. Io lo definisco under, comunque un giovane interessante che potrà così mettersi in mostra il Ligan al Nantes. Tra l'altro, parlando di Lecce, Lecce che in entrata direttamente dal Cittadella annuncia un certo Cassandro. Parliamo di un terzino classe 2000, calciatore che rinforza secondo me il reparto terzini sinistri, anche perché in Lecce, o meglio, terzini destri, perché a sinistra c'è Gallo che vabbè. A destra il Lecce gioca con, non mi ricordo adesso il nome, non mi viene in mente, però ecco, un'alternativa a quel giocatore di cui non mi viene in mente il nome serviva. Parliamo comunque di un giovane che sono ormai 2 anni buoni che sta facendo bene a Cittadella, in rampa di lancio, giocatore tecnico. Giocatore che può rivelarsi utile anche in Serie A. È arrivato per una cifra comunque abbastanza coerente, 400.000 euro, e ha firmato un contratto fino al 2025 con opzione per i successivi 2 anni, quindi eventualmente fino al 2027. Ripeto, terzino che può dare una mano in alternativa al terzino di cui non mi viene in mente il nome. Adesso dovrei anche cercarlo perché beh, è un po' brutto se vogliamo. Adesso vi dico anche a chi mi riferivo. Comunque, un'alternativa a destra a Lecce secondo me serviva e quindi rinforzo. Gendrey era, è vero, non mi Gendrey. Ecco, un'alternativa a Gendrey come Cassandro potrebbe rivelarsi certamente utile. Ma notizia molto intrigante riguarda il Bayern che ha rinnovato Ibrahimovic. Ovviamente non è
l'attaccante del Milan, ma è un attaccante 2003 che tra l'altro seguiamo nella serie dei calciatori che seguo, giocatore che sta facendo bene nella seconda squadra del Bayern, ha fatto anche diversi gol, se non sbaglio, nelle amichevoli di quest'ultimo periodo e ha firmato un contratto fino al 2025. Parliamo di un classe 2005, trequartista, prima ho detto attaccante 2003, non so perché, comunque un trequartista giovanissimo che ha secondo me ottime qualità già da ora e non dico sicura prospettiva perché dipenderà molto da lui, però considerando ciò che sta facendo è stato anche convocato diverse volte da Nagelsmann in prima squadra, chissà che con questo rinnovo non possa diciamo giocare o meglio raccogliere qualche presenza. Magari con un Bayern già vincitore della Bundes potrebbe essere. Ma andando avanti, allora, prima di parlare di Juventus e non solo, negli ultimi minuti di questo video, voglio ancora trattare due o tre notizie ufficiali, almeno in Serie C. Perché, comunque, periodo veramente florido in questo senso, sono tantissime le notizie. Allora, Sereni riparte dal Fiorenzuola. Ha la classe 96, calciatore che arriva direttamente da Rimini. Rimini che tra l'altro ha annunciato in entrata un attaccante per cui adesso non mi ricordo, sono veramente troppi. A parte che seguo così tanti campionati che mi è anche difficile ricordarmi tutto. Comunque, mi ricordo che è arrivato un attaccante negli scorsi giorni, non mi ricordo chi, poi andrò a vedere, però serviva o meglio sfoltire il reparto in casa Rimini e un esterno in più al Fiorenzuola non fa male, anche perché parliamo di un giocatore valido, che conosce bene la categoria, c'è già un certo Morello che sta facendo molto bene in quel di Fiorenzuola, però ecco, in prestito secco per questi ultimi 6 mesi, nell'ottica di un improbabile a inizio stagione playoff per la formazione di Tabbiani. Ecco, Sereni può essere un profilo certamente valido. Tra l'altro, giocatore tra le altre anche ex Ancona, dove fece molto bene non, la scorsa stagione. Il Latina nel girone C rinforza il reparto arretrato, annunciando l'arrivo di Calabrese direttamente dal Padova, difensore centrale classe 2002. Arriva al club di Mista di Donato in prestito secco, un rinforzo che ci può stare, Latina che lì dietro comunque diciamo necessitava di un giocatore in più, un giovane che tra l'altro ha anche esperienze a Verona in categoria superiore e che per i prossimi 6 mesi potrà queste esperienze metterle a disposizione del club laziale. Chiudiamo il discorso ufficialità annunciando Celeghin alla Triestina, terza operazione in entrata per la Triestina dopo Malomo, dopo un centrocampista, arriva anche un altro rinforzo nel reparto di centrocampo, ovvero Celeghin, classe 98, calciatore proveniente dal Como, in prestito con diritto di riscatto, quindi il club alabardato potrà decidere al termine di questa stagione di riscattarlo, sempre che poi alla fine riesca a salvarsi, perché attualmente la Triestina è ultima in classifica, viene da una vittoria salvifica contro il Novara che potrebbe dare una spinta in più ad una squadra comunque uscita bene dal mercato, perché sono arrivati giocatori importanti, potrebbero ancora arrivarne, per cui ecco, Celeghin è solamente l'ultimo, un giocatore bravo tecnicamente e che rimpolpa il reparto di centrocampo, per cui può essere un altro ed ennesimo rinforzo volto al raggiungimento di un obiettivo che attualmente sembra molto lontano, quello della salvezza, ma che dovrebbe essere alla portata di una Triestina che per storia, per ambizioni generali, al di là del fatto che l'estate è stata molto travagliata quest'anno, però dovrebbe lottare per ben altri obiettivi. Notizie in casa Juve. Perché ha parlato il buon Agnelli. Allora, dal 18 di gennaio si è insediato il nuovo CDA che ha già
deliberato un comunicato che poi tra l'altro è stato anche spesso inquadrato nel match di Coppa Italia contro il Monza. Quindi terminata l'assemblea, come era ben prevedibile, Ferrero è stato nominato come nuovo presidente da parte della società Exor, che è quella che detiene, diciamo, le quote di questa Juve. Come dicevo, presidente quindi è Ferrero, con Scanavino confermato come amministratore delegato, quindi AD. Ha lasciato la carica di DG, ma ne avevamo già parlato, e diventa qui, sarà colui che gestirà un po' il consiglio più generale, formato da diversi consiglieri, ovvero vabbè, Ferrero e Scanavino, ok, Diego Pistone, Laura Cappiello e Fioran Vittoria Negri, quindi i cinque consiglieri del nuovo CDA della Juventus. Ma nell'ottica proprio di questa assemblea, ha parlato Agnelli. Quindi l'ex presidente della Juve, che ora è libero da vincoli, anche se in realtà forse è ancora presidente dell'ECA, no, in realtà non è più presidente dell'ECA dopo la parentesi Superlega. E, ecco, notizia, abituato, intervista, secondo me, dichiarazioni, secondo me, interessanti, perché ha parlato un po' del calcio in generale. Quindi vediamo un po' che cos'è, poi lo commentiamo come sempre. Quando parliamo di calcio, di cosa parliamo? Il calcio fa parte dell'industria dell'intrattenimento, è la principale attività all'interno dello sport. Guardo per cercare di capire quelle che sono le migliori soluzioni per la nostra industria, alcuni dati degli investitori. Abbiamo enormi fan base, fanno riflettere i numeri delle acquisizioni dei club come Chelsea, Milan, Newcastle, ma fanno ancora più riflettere quelli che sono gli investitori. In molti continuano a non comprendere la differenza fra un gioco e un'industria. Io ero presidente dell'ECA e membro del comitato esecutivo dell'UEFA. L'analisi era evidente, c'era insostenibilità del sistema, non profittabilità dei club, gli unici a rischiare. Si coglieva già all'epoca la disaffezione da parte dei tifosi, spesso su questo punto siamo stati criticati, ma mi ha fatto abbastanza effetto leggere da Ghirelli il fatto che si parli di disaffezione dei tifosi. Chi gestisce il livello intermedio si sta accorgendo di questo. Quindi, parte che Ghirelli non è neanche più il presidente della Lega di C. Però, allora, è interessante perché lui dice: allora, bisogna comprendere il mondo in cui viviamo. Il calcio è parte del settore dell'intrattenimento, ma un intrattenimento peculiare, perché si paga un biglietto, perché girano intorno al mondo del calcio tra sponsor, investitori, che ha citato lo stesso Agnelli, ultramiliardari, i più ricchi su questa terra. Ciò vi fa capire la portata di questo mondo, se i più ricchi di questa terra investono nel calcio. Sicuramente non investono, diciamo, nelle freccette, o se lo fanno, non lo fanno, diciamo, in maniera così visibile. Quindi il fatto che queste persone così importanti a livello prettamente economico, di aziende così che capitanano, che vabbè, è un termine inguardabile, impronunciabile, bruttissimo, ma che gestiscono aziende di primissimo livello nei rispettivi settori, investono così nel calcio, dimostra che è un mondo importante, che può essere utilizzato per i loro scopi, che sono quelli di guadagnare, perché poi parliamoci chiaro. Non penso che Cardinale venga a Milano per il bene del Milan, perché è un tifosissimo del Milan, vuole guadagnare, cioè, parliamoci chiaro, ognuno, ma pure io, se faccio un investimento, lo faccio perché voglio guadagnare, se investo dei soldi, lo faccio per guadagnare, se no vado a donare, dono alla Caritas, dono alle associazioni che salvaguardano gli animali o le persone povere, e lì è una donazione. Se devo investire, investo per guadagnare, per fare profitti. Quindi questa è la mentalità anche di quelli che vengono in Italia, degli americani che investono da noi, degli stranieri che investono da noi, che vengono qui per investire, per avere un ritorno da qualche altra parte. Perché poi parliamoci chiaro, la realtà è anche quella. Ci sono anche le cose losche, purtroppo. Sul discorso di disaffezione dei tifosi, io mi trovo d'accordo, ma è dovuta a tanti fattori, all'evoluzione sociale, perché l'attuale gioventù ha tante altre opportunità rispetto al calcio, e quindi il calcio, non essendosi evoluto secondo questa linea sociale,
non essendosi accorto dell'importanza di essere legato ai giovani, ecco che ovviamente è rimasto indietro, soprattutto qua da noi. E quindi, anche perché vabbè, qui da noi è un discorso molto particolare, c'è di mezzo anche la Chiesa, c'è di mezzo anche una mentalità tradizionalista, perché comunque, ragazzi, l'Italia è un paese vecchio, se vogliamo, mentalmente, ma c'è la Chiesa Cattolica. Vorrei sottolineare questo: l'Italia è la sede mondiale della Chiesa Cattolica, quindi non è un fattore di poco conto, quindi non c'è da nessun'altra parte il Vaticano. Non è che non ha influenza il Vaticano sull'evoluzione sociale, sull'evoluzione di una società, per l'appunto, e culturale. Quindi anche quello è da sottolineare. Oltre alla presenza di tantissime altre cose, vabbè, abbastanza così losche, come dicevo prima. Però, ecco, questa disaffezione è un dato di fatto. Non si può più far finta che non sia così, e soprattutto ormai è troppo tardi per poter tornare indietro. Quindi servono dei modi per far riavvicinare il più possibile la gente. Come si può fare? Certamente investendo, certamente provando ad ampliarsi anche sulle piattaforme in cui i giovani bazzicano, quindi per quanto sia cringe, su TikTok, su Twitch, su YouTube, perché l'unico modo per far sopravvivere qualsiasi cosa è instillarla nei giovani. Lo fece ai tempi Mussolini con la scuola. Perché secondo voi Mussolini propagandava a scuola? Perché sapeva benissimo che per, adesso al di là di tutto, che è un discorso un po' borderline, però sapeva benissimo anche lui che per poter creare una società come voleva lui doveva instillare quella mentalità nei giovani, perché gli adulti prima o poi muoiono tendenzialmente, i giovani sono quelli che poi diventeranno adulti. Quindi per poter mantenere in vita il nostro mondo del calcio, che poi sia qualsiasi altro mondo, bisogna cercare di attirare i giovani, che sono poi quelli che lo porteranno avanti in futuro. Quindi quando io mi scaglio contro i club dilettantistici che si lamentano del fatto che mancano i giovani e poi ancora non fanno vedere mezzo live su YouTube e le partite sono solamente su Facebook, ve le cercate, le cose ve le cercate, perché se ancora un club dilettantistico, non dico in prima categoria, in serie D, in eccellenza, non ha un canale YouTube dove far vedere gli highlights, non ha una comunicazione volta ai giovani, di cosa si lamenta? Che poi i giovani non vengono è normale che tutti poi vanno dove la gente, la moda va, quindi verso i grandi club o altri sport. Fin quando ancora le squadre dilettantistiche avranno solamente il canale Facebook e basta, e voglio vedere se poi ci si lamenta che non ci sono giovani, e se non si apre un po' la mentalità, se non si apre un po' anche su altre piattaforme dove i giovani bazzicano, non si può neanche pretendere, ripeto, che i giovani vengano così. Questo è un po' il discorso. Quindi serve consapevolezza e serve aprire la testolina al mondo in cui viviamo, ed è per quello che potrei dirlo anche per i club professionistici, perché tanti club professionistici pure non capiscono l'importanza di questa comunicazione. Ci si lamenta che i giovani si disaffezionano, però poi non si fa nulla per andargli incontro. I giovani sono tendenzialmente ribelli, devi andarci te da loro, loro non vengono da te. Spesso la maggior parte, poi non tutti, ma la maggior parte, facciamo un discorso generale, sono orgogliosi, non vengono da te, non ammettono gli errori. Quindi tu devi andare da loro, tu calcio devi andare da loro. Se non ci si apre neanche a fare un canale, un fottutissimo canale YouTube dove mettere due highlights, che non ci vuole un cazzo, non ci vuole, o meglio, penso non ci vuole, poi magari ci vuole, non lo so, una struttura nucleare per poter mettere due highlights su YouTube, non ci si può lamentare che mancano i giovani, che non si affezionano. E grazie, non si fa nulla per andargli incontro, e il giovane orgoglioso qual è? Non ti viene incontro, e allora fanculo, allora il punto è quello. Quindi serve andare incontro ai giovani, serve aprirsi anche a queste cose, e bisognerebbe a livello dilettantistico solo rivoluzionare veramente tutto, perché è un qualcosa di alquanto scandaloso. Comunque, chiusa parentesi, poi sono io che mi sbaglio, sicuramente sarò io che mi sbaglio, vabbè, ma non mi interessa aver ragione, mi interessa darvi una mia chiave di volta di lettura di questa realtà che ci circonda. Poi
aver ragione o meno mi cambia veramente poco. Spero solamente che la mia opinione possa dare una mano allo sviluppo di questo mondo, semplicemente. Comunque, io a questo punto mi fermo, vi saluto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti, ragazzi.